Basta parlare di narcisismo nei termini che vengono mutuati dall'America. Basta classificare le fasi della relazione tossica in loop usando parole tipo love bombing, gaslighting, discard. Ok? Queste parole sono parole che evocano soltanto sensazioni negative, che non fanno altro che amplificare i sentimenti di rifiuto, di abbandono, di sottomissione, e di impotenza di chi si sente e percepisce vittima di un narcisista, e allontanano di gran lunga la possibilità, i tempi, la tempistica di recupero da una relazione che appare sicuramente tossica. Vediamo, non mi voglio soffermare adesso sul love bombing e il gaslighting, ma soffermiamoci sulla cosa più importante, sullo scarto. Diceva Nanni Moretti, le parole sono importanti, e lo diceva in un celebre film, tanti ricordate questa citazione. Che cosa intendiamo? Che cosa intendo meglio, con le parole sono importanti? Che le parole, l'uso di una parola è importante nella misura in cui diventa poi un mantra. Le parole sono importanti perché creano delle credenze nella nostra testa. Se io dico sempre non è possibile, è impossibile, tutto quello che riguarderà la mia vita, il mio agito, sarà condannato all'impossibilità. Cioè, tutto quello che farò sarà impossibile. Se inizio a dire è probabile, neanche, perché tutto ciò che è probabile non ha un senso. Io voglio è diverso da io spero. Quindi attenzione a usare le parole, perché condizionano enormemente la nostra vita emotiva, le nostre possibilità di salvezza, di recupero, e di miglioramento, della nostra vita. Allora, finché noi parliamo di scarto, sbagliamo, smettiamola. Io faccio un invito a tutti i coach, a tutti gli psicologi, di non usare più questo vocabolario negativo, questo vocabolario che non aiuterà mai le vittime, se non a dare un sacco di soldi, chiaramente, a psicologi e coach come a me. Non che disdegni i vostri soldi, però voglio dire, le cose vanno dette per onestà intellettuale. Scarto non esiste. Iniziato a non dire più sono stato scartato, sono stata scartata. E che sei, Candy Candy? Candy, infatti, la caramella, no? Iniziamo a parlare in modo serio. Il narcisista non ti scarta, perché se io dico il narcisista mi ha scartato, mi ha scartata, significa che io immagino questa persona che con un estro e una pulsione di tipo consumistico ha preso una caramella, l'ha magnata, l'ha digerita, l'ha defecata e ha buttato la carta della caramella nella spazzatura. Ok, quindi già significa che tu sei al pari di una monnezza per il narcisista, quando la maggior parte delle volte non è così, quando la maggior parte delle volte invece riconosce pienamente prima, durante e soprattutto dopo lo scarto. Quindi non parliamo di scarto, perché infatti, usando la logica, rientra tutto. Perché infatti il narcisista non ti scarta per sempre, il narcisista ritorna. E allora se ritorna vuol dire che si era solo allontanato. Questo non ti deve servire per avere una speranza che se si è allontanato torna, perché potrei... non mettetemi in bocca parole che non voglio dire e che non portano da nessuna parte. Allora, l'allontanamento però non è uno scarto, tu non sei un oggetto, probabilmente non ti ha mai vista come un oggetto. Quando si è innamorato di te, ti ha detto di essere innamorato di te, il narcisista era, si sentiva innamorato di te, perché l'innamoramento il narcisista lo prova esattamente come l'hai provato tu. Probabilmente il narcisista si è allontanato perché tu hai iniziato a manifestare segni, o verbalmente o anche non verbalmente, perché non trascurate il linguaggio del corpo, non trascurate tutto ciò che non appartiene alla verbalizzazione e che comunicate al vostro partner, specie se narcisista. Se inizi ad avere un atteggiamento passivo-aggressivo e rimani nella relazione pur continuando a rompere le scatole al narcisista,
ossessivamente o in maniera anche subdola, però insistente, gli ricordi che lui non è capace a tenere una relazione, lo giudichi per la sua incapacità di passare dall'innamoramento all'amore, all'amore ordinario che poi è alle basi di un rapporto stabile e progettuale, bene, se continuerai ad accusarlo, se tu lo accusi di non essere capace, è come accusare uno schizofrenico di parlare col muro. Smettila di parlare con muro, perché la voce non esiste. Non puoi dire questo a uno schizofrenico, perché ne riconosci il disturbo e sai che è un'allucinazione uditiva. Allora perché non riconosci il disturbo del narcisista, che magari ci ha pure provato a innamorarsi un'altra volta con te, però non è capace di andare oltre. Non è capace. Lo so, l'allontanamento di qualcuno che diceva di amarti è molto doloroso, ma se sei al centesimo video che parla di narcisismo e hai capito che probabilmente hai a che fare con una persona con questo tipo di struttura, non puoi giudicarlo e demonizzarlo per questo. Non saresti corretto, avrai probabilmente tu qualcosa che non va dentro di te per continuare a dare la responsabilità e conferire una crudeltà alle intenzioni del narcisista. Spesso il narcisista non vuole essere crudele, non gliene importa proprio niente di essere crudele, sta semplicemente seguendo il flusso delle sue emozioni. Il narcisista non può amarti dopo che ti ha conquistato. Se continui ad amarlo e ad amare le sue intemperanze, a convincerlo ad avere un piglio diverso nel rapporto, a dare progettualità ad un rapporto, se ti lamenti di quello che fa e di quello che non ti dà, il narcisista non reagirà molto bene. Non reagirà bene perché sentirà te come un alieno che riesce a mantenere un ordinario nel rapporto. Per te è alieno il narcisista perché non riesce a passare ad una relazione stabile. Per il narcisista diventi tu la persona aliena perché non riesce a capire come tu, e forse può anche invidiare in qualche modo, come tu riesca invece a accontentarti di lui. Perché il narcisista spesso prima dello scarto o dopo lo scarto sminuisce i tuoi sentimenti. Tu gli dici che lo ami e lui quasi, me lo dico in tanti, no? Non gli importa niente di come mi sento, di quanto sto male, di quanto mi fa soffrire. È freddo. No, il narcisista non è freddo. Il narcisista sminuisce, è vero, i tuoi sentimenti, ma non per essere crudele, ma non perché vuole essere cattivo. Non esiste la cattiveria gratuita. Non esiste. Il diavolo non esiste. Quindi non esiste neanche la crudeltà gratuita del narcisista. Diventa freddo solo perché non capisce per quale motivo tu possa continuare ad amare la maschera che lui sa di avere, che è la parte migliore di sé, che ha mostrato per un po' di tempo, ma poi gli costa troppo mantenerla sempre, e non ce la fa. Lo può fare per un periodo, quello funzionale alla conquista, ma poi non ce la fa e quindi seguirà il suo istinto. Se non vuole sentirti è perché inizia a pensare che non è possibile. Non è possibile, non riesce a capire come mai questa donna, questo uomo mi ama. Perché si è innamorato di quella parte di me che non è tutto me, è solo una maschera, una parte, quella che gli ho voluto far vedere. E quindi non crederà al tuo amore perché sa che ti sei innamorato della sua maschera. E prima o poi lo capirai che era una maschera. Ti stimerà quando capirà che tu non sei più attaccato a lui, che non sei più attaccata a lui o attaccato a lei. Ti stimerà di più e sarà più libero quando finalmente vedrà che tu ti sei sganciato, che non lo ami più, che puoi fare a meno di lui o di lei, perché riconosci che è una persona completamente sostituibile. Ah, in qualche modo sarà sollevato, dice, vedi, è una donna, è un uomo che finalmente ha capito come sono fatto. Mi dispiace, si sentirà destabilizzato, ma in realtà ti stimerà di più perché finalmente ha visto che tu riesci a interpretare veramente le persone, a leggere veramente
l'anima di qualcuno, finché sarà innamorato della sua maschera. Lo sa che ti sta ingannando anche tu. E quindi aspetterà che tu finisci di illuderti che esista questa maschera. Solo così potrai recuperare la sua stima, la tua forza, indipendentemente dal fatto che lo vorrai ancora, perché il suo funzionamento è quello. È disgregato e cerca l'interezza in tante persone, come un armadio, come l'armadio delle donne. Se abbiamo un solo vestito, non ce la facciamo a portarne uno e sempre quello tutti i giorni. Abbiamo bisogno di variare. E ogni giorno ci sentiamo in modo diverso. E abbiamo bisogno di stili di vestiti diversi. Abbiamo bisogno del jeans, abbiamo bisogno del tacco a spillo e della scarpa da ginnastica. Purtroppo è così. Ma questo ci rende complete. L'armadio pieno. Ogni vestito è una parte di noi che vediamo proiettata in quel vestito, che quel vestito ci proietta. È così il funzionamento del narcisista, che non ti scarterà mai. Perché? Perché è tirchio il narcisista. I tirchi non scartano niente, si tengono tutto, perché prima o poi tutto può servire. Anche lui ti può servire quando e se non avrai nulla da fare. Quando ti sentirà sganciato, perché tu hai visto chi è il narcisista. Se continui a parlare di scarto, ti sentirai rifiutata, sentirai forte il senso di rifiuto e non potrai mai uscire da questa sensazione di essere dominato. Quando riuscirai a capire il funzionamento del narcisista, automaticamente passerai da una fase di sottomissione ad una fase di parità con il narcisista. L'avrai visto per quello che è e saprai sicuramente come affrontare la cosa.